siamo good old boys. Yes. Allora, Stefano. Ciao, sono Stefano, dei Good Old Boys. Stefano. Emanuele. Allora, Stefano e Emanuele sono, diciamo, la sessione, diciamo, chitarristica, sono le due chitarre del Good Old Boys. Complimenti, ragazzi. Grazie. Bel tiro ci avete. Piaciuto. Ci avete uno stile diverso di suonare la chitarra che viene a volte. Innanzitutto stasera? Sì, tantissimo. Grande serata. Grande serata. Bella gente, bella atmosfera. Bel groove, bel locale, bello pieno. Le persone hanno tutte partecipato, per cui... Poi, tra l'altro, avete fatto il primo pezzo d'apertura, quindi avevi anche, diciamo, l'onore e anche la rompere il ghiaccio proprio con la serata, quindi avete avuto comunque subito un bel impatto con il pubblico stesso. Sì, sì, però bella risposta da parte dei ragazzi in sala, per cui direi che il bello è questo, perché alla fine si suona per questa cosa qui, cioè per quello che è il rapporto con le persone dentro ai locali, e quindi veramente divertente, bel sound. Bella anche la jam finale con gli altri musicisti, quindi bello anche lo spirito di base della serata, e quindi siamo veramente contenti. Loro non ci sono, quelli della band, però magari me le puoi ricordare. Come no? Stefano Rocchi alla voce, Federico De Benedictis al basso, Federico Siculi alla batteria e Alessandro Bizzarri alle tastiere. Emanuele Sereni Stefano, chitarre. Questo yes. Nome da dove viene? Good Old Boys? Viene da Blues Brothers, un film insomma, non l'ho di mai John visto. Landis. Ecco. Non l'ho mai visto seduto a capo di sotto, però ecco, per cui no idem, mai visto, e per cui ci è sembrato doveroso. Primo gruppo, cioè, che ci è venuto in mente, primo nome, in sei, tutti e sei abbiamo detto. Good band citata nel film, è una band. Sicuramente tra le più amate, insomma, per i cultori di quella tipologia di cinema e di sound lì,
per cui è stata una scelta quasi obbligata. Ci siamo in 4 e 4-8 veramente detti tributo a eccitazione a John Landis, ai Blues Brothers e al film, e per cui Good Old Boys, insomma, fin da subito. Voi da quant'è che suonate insieme? Insieme da tanto tempo, perché siamo fratelli, amici, e per cui è, io penso... Fratelli in che senso? Sono fratelli di sangue, ah, proprio. Okay. E, insomma, più di 10 anni. È comunque il 16° anno. Ecco, io devo dire che già anche altre band sono venute, già diversi anni che suonano, quindi... Cioè, è un trend. No, mi fa piacere comunque... a nome dell'autorità blues, comunque dà la possibilità a dei gruppi che, nonostante siano tanti anni, finalmente dà uno spazio che meritano. Ora il problema è capire dove, se nel pomeriggio o nella sera, ma insomma l'idea è quella di premiare comunque tutti quanti. Sì. Per noi l'obiettivo è raggiunto, nel senso che volevamo essere qua. Questo, vabbè, ancora non è conclusa la cosa. Comunque. Esatto, però la cosa, insomma, c'è stata, ci siamo divertiti, per cui... Cioè, parliamo invece della musica che avete fatto, ecco, sì. Perché è più importante. I pezzi avete scelto, se avete fatto anche dei pezzi che ci avete poi rifatto, che ci mandato anche nella demo. Sì. Da dove vi ispirano questi pezzi? Cioè, come... Allora, sostanzialmente prendiamo un po' spunto da quelli che sono per tutti un po' i maestri di questa tipologia di sound, per cui da Eric Clapton a B.B. King a Johnny Winter, ascoltiamo e nasciamo in particolare dal Texas Blues, e quindi un sound molto scarno, basso, batteria, chitarra. La band nasce in questa maniera, dopodiché si arricchisce con l'inserimento di un organista e pianista, e quindi iniziamo a suonare qualcosa di più, diciamo un sound un pochino più ricercato, quindi sonorità Chicago, e in questo momento stiamo registrando e preparando un po' di pezzi nostri, e quindi stiamo preparando le registrazioni di un album, diciamo così, di pezzi scritti da noi. Non fa mai male, perché è, diciamo, anche un modo per creare la propria creatività, sì. E espandere appunto la cosa. Assolutamente sì, e quindi ecco, mettiamo insieme un po' quelli che sono i gusti e la storia di ognuno di noi e la provenienza di ognuno di noi, per tirare fuori qualcosa di personale. C'è chi arriva più dal funky, più dall'hard rock, più dal blues, più dal soul, e quindi poi alla fine si casca sul blues. Sì. Quante serate fate più o meno durante l'anno? Allora, serate... Dove suonate più o meno? Esatto, diverse, in due sono le direzioni in cui, diciamo, noi investiamo. Uno è quello dei pub, dei piccoli locali in cui far circolare la nostra musica. L'altra è quella dei festival, e quindi delle situazioni un pochino più importanti. Lo scorso anno abbiamo chiuso
la serata del finale del festival di Accadia Blues in Puglia, aprendo il concerto di Eric Johnson, quindi una serata estremamente importante per noi, è stata soddisfazione incredibile, e quindi ecco, spingiamo sia per suonare nel locale la serata, il classico venerdì sera, sia nei festival dove poter far vedere a un pubblico un pochino più ampio quelle che è la nostra musica e il nostro sound. Quest'anno sarete ovviamente a Torrita Blues, quindi ci avete un'altra tacca sul vostro biglietto, un altro biglietto da visita. Voi avete un sito ovviamente, sì, www.goodallboys.it, quindi le vostre informazioni, biografia, pezzi MP3, ultime news e quant'altro su www.goodallboys.it. Speriamo di riferimenti della pagina Facebook, facebook.com/goodallboys. Quindi anche lì ci sono tutti i pezzi e tutte le informazioni relativamente alle serate, date e quant'altro. Va bene, con Good Old Boys, Alessandro Giannini, vi ringrazio, Stefano, Emanuele e tutte le altre band, e Roberto Neria, nonché gestore del Timori Pub, ma questa sera anche e del Faro, anche veste di cameraman, camera bluesman. Grande, ciao ragazzi. Come to shine, my pain goes someday.